Ciao a tutti ragazzi, finalmente ritorno con un video ad hoc, un video su un libro che ho letto e che ho divorato in pochissimo tempo. Si intitola L'amante di Marguerite Duras. È un libro che in Italia è edito Feltrinelli e lo ho in versione La Biblioteca della Repubblica che alcuni anni fa pubblicava i classici del Novecento. È un libro breve che ho letto in pochissimo tempo. La mia edizione si aggira su 96-97 pagine, mi pare l'edizione Feltrinelli arrivi sulle 130. È un libro semi autobiografico o autobiografico in senso stretto. La protagonista, una ragazzina di 15 anni, diventa l'amante di un figlio di un milionario cinese nell'Indocina durante il periodo coloniale francese riguardo quella regione. La narrazione ci prospetta il punto di vista di questa ragazzina di 15 anni e il racconto è anche bionarrante di fatto questa ragazzina perché è varie fasi della protagonista, ovvero nella sua vita, cioè la quindicenne nel suo innamoramento, sono dei microparagrafi e in questi microparagrafi si intervalla il passato, il presente e il futuro di questa ragazzina. Quindi il passato del suo innamoramento, i suoi rapporti con la famiglia, una famiglia di coloni francesi vissuta, che vive in miseria a causa della morte del padre prematura, la madre si trova sola con tre figli, due più grandi e la bambina, tra virgolette, la ragazzina di 15 anni. E il fratello maggiore, un uomo dissoluto che sperpera in droghe e donne. Tutti i averi della famiglia, deruba anche questa ragazzina quando diventa più adulta, un fratello di mezzo che è succube del fratello maggiore e che vive all'ombra e che vedremo poi che destino avrà, e questa ragazzina che abbandonata, tra virgolette, dalla madre, questo pensionato di donne bianche, fa amicizia con questo signore distinto cinese che diventerà il suo amante, e lei diventerà l'amante. Non potrà sposarlo perché è stata disonorata e il padre di lui, di cui lui è succube, non gli permetterà di sposarlo, ma questo amore, vedremo, è un amore intenso e vissuto. Un amore che all'inizio questa ragazzina vedrà come iniziazione della sua vita amorosa. Infatti la madre gli chiederà in un momento di lucidità, perché la madre come i fratelli vedono ma non vedono questa situazione, anche se l'ambiente, circostante, e denuncia il fatto che questa ragazzina sia stata disonorata e che la famiglia l'abbia portata a fare questa, diciamo, scelta. All'inizio questa ragazzina, anche rispondendo alla madre, dirà che andrà e vivrà queste avventure con questo uomo solo perché la paga, ma in realtà vedremo come vi è anche un amore che questa ragazzina prova verso quest'uomo, un amore di 12 anni di differenza, quest'uomo nel quindicenne. Quest'uomo quindi 27enne, quasi trentenne, ovviamente nella palese pedofilia, perché ovviamente sotto i 16 anni mi pare si entra in questa determinata tipologia di crimine. Quindi un amore malato, un amore intenso vissuto da parte di tutti e due i protagonisti. La scrittura è poderosa, quando ho letto la sinossi ero un po' dubbioso sul leggerlo perché pensavo fosse una storia banale, una storia d'amore contrastata, un amore malato, però come nei tratti di Lolita e in parte anche in Follia e anche nell'amante di Lady Chatterley si può aggiungere questo filone, anche se devo essere sincero, fra tutti Lolita e quest'ultimo, l'amante, sono dei libri meravigliosi. L'amante ho messo 5 stelle su Goodreads ed è assurdo fra i migliori libri che abbia mai letto in vita mia. Tra l'altro, romanzo breve, racconto lungo, sta a voi deciderlo rispetto a cosa possa essere indicato come libro, romanzo, racconto lungo, racconto breve. È un canone che noi scegliamo, come ogni canone, non esiste una regola. Secondo me, nell'arte, nella letteratura, questo voler imbrigliare nella critica letteraria. Poi un parlare di libri attraverso concezioni e studi, diversi punti di vista, tra l'altro forse il critico a molte volte è colui che non riesce a diventare scrittore, come un critico d'arte, è colui il quale non riesce a diventare
un pittore, scultore o un artista in genere. Quindi, diciamo, mettiamoci questo punto interrogativo, questa è una mia opinione, non avendo io mezzi, non essendo laureato in lettere, avendo delle lacune, però da un po' di tempo questa è una mia riflessione che si sta costruendo e si sta decidendo. È un libro che suggerisco, un libro non di letteratura femminile a tutto tondo, non è di letteratura erotica a tutto tondo, è un libro che dà molte riflessioni, un libro che anche nello scrivere la stessa protagonista dice che l'unico mezzo che ha ed è certo nella sua vita è che lo scrive nella libreria, fa un'ottima, una grandissima riflessione sul vivere la vita, su cosa significa l'immortalità, su come un determinato evento gli fa dire che l'immortalità non è cosciente di se stessa, che l'immortalità può morire. Ed è un stupendo ritratto che fa del fratello suo non maggiore in senso negativo, ma in senso positivo del fratello minore. Quindi sono dei ritratti eccezionali, ritratti della madre. Quindi è una scrittura potente, poderosa, intensa, un libro che forse non so se è di facile lettura, ma è un libro credo necessario. È un libro che non scade in elementi erotici in senso stretto. Ne lascia scorrere, non è pesante in questo, non è hard in senso di pesante in questo. È un libro che ci lascia vedere anche qual è il clima sociale degli anni precedenti, mi pare, a cavallo della prima guerra mondiale, durante la seconda guerra mondiale, parla un pochino anche della Francia collaborazionista, la sfiora, parla di alcuni personaggi, donne che hanno amanti e poi i mariti non dicono nulla e proseguono la loro vita lasciando amanti. Insomma, è una società composita, complessa, eterogenea che ci viene descritta. Tutto questo fa nascondere l'Indocina, la Francia, ma che Duras ci regala un gioiello, un libro che io suggerisco a tutti, un libro costituito da paragrafi a sé stanti. Ogni paragrafo racconta un momento diverso, passato, presente, futuro, dei sogni, altro. Poi ci sono, paragrafo molte volte è una narrazione costruita per frasi brevi che ne rendono spedita e non spezzettata, a mio modesto avviso, una lettura la rendono veramente veloce. A volte bisogna rileggere perché alcune espressioni, alcune metafore, parallelismi, perifrasi lasciano sognare, c'è bisogno di un momento di maggiore attenzione. È un libro che si legge in poco tempo, ma forse è meglio leggerlo con calma. Quindi, ragazzi, l'amante Marguerite Duras, Marguerite Duras, un libro meraviglioso, è un libro che fa star bene, ti rende pieno e si beve alla grande. Ciao ragazzi.